Amici di Bici Sport e qui bicisport.it parliamo di paddle, non di ciclismo. We are here, siamo con Tadej Pogacar, dopo faremo le traduzioni in inglese. Tadej, so how is going? Not cycling, but paddle today. Yeah, I mean, cycling was in the morning, now a little bit fun playing paddle in the afternoon, yes. You are a good player and you have a special racket with the rainbow jersey. Can you? Today Matt gave me a present. It's a really nice racket and I really like it, yeah. So we saw you playing, but of course in the next days, next week, you will start with the training camp with the team, is correct? When you will start the new season? Yes, the new season starts in December with the team training camp, and then probably some solo training camps or maybe with some other teammates. And then we'll see which race will be first, but slowly it's coming closer. How you are spending your off season? I mean, without bicycle sometimes, and yes, what are you doing? Yeah, on vacation was without bicycle, but otherwise outside of vacation was some running, some cycling, some gym, some different things, some events, some meeting with friends, family, having nice dinners, and certain things to do in your life. So it was quite busy. Recharge. How many days did you spend without a bike, without riding a bike? I don't count. More or less? More or less, I don't know, 10 days maybe. 10 days, yeah. Okay. And vacation, where did you go? Did you go in some part in particular, a nice place where you went? Yeah, I went to Seychelles and it was a nice day, nice time. It was nice, feeling. So now, of course, the Giro d'Italia, we don't know anything about it, but we know, of course, about the Tour de France. Probably, for sure, you will be your next focus, Tour de France and Vuelta. Can be this your program, more or less, like the Grande Giro? You don't need to speculate about my program because I don't know it yet. Nothing. Last question, because we know that also if you are relaxing here, there are a lot of journalists and people here. And Paris-Roubaix with the rainbow jersey, can be just a dream, not possible? I don't know. It's like an I idea. Said, you cannot speculate about my program because I don't know it yet. So okay. I don't know. Thank you so much and have a good day, a nice day with Alex Carrera. Grazie Alex, grazie Tadej, thank you so much. Ragazzi, andiamo subito un po' con la traduzione, anche se oggi, come potete vedere, è una giornata particolare di divertimento. Siamo qui con il torneo di padel organizzato dai fratelli Carrera. Tadej è arrivato anche in finale, insomma, ci dà dentro anche nel padel. Le abbiamo chiesto intanto com'è andata come stanno andando i giorni di riposo. Ha fatto 10 giorni circa di riposo assoluto senza bicicletta, anche se ha detto che non ha contato i giorni e tra pochi giorni invece a dicembre comincerà il primo training camp della stagione. Qui arrivano palline da tutte le parti e riprenderà la stagione. Un saluto. Prossimo anno anche il signor Neri giocherà padel. Parteciperemo sicuramente, tanto abbiamo visto dei giocatori non così forti, quindi forse ce la possiamo fare anche noi. E dicevamo, insomma, riprenderà l'allenamento con la squadra in Spagna ovviamente tra qualche giorno. E per quanto riguarda i programmi, gli abbiamo chiesto cosa farà, Tour, Vuelta probabilmente, il Giro ancora non è stato presentato, ha detto ancora è presto per parlarne, e quindi i programmi, insomma, le decisioni delle corse che prenderanno le prenderà con la squadra probabilmente già a dicembre, al termine del primo raduno appunto che farà con la team Y Emirates. Gli abbiamo chiesto dove ha passato le vacanze, è stato in famiglia, è andato alle Seychelles con la compagna Urska e insomma ha goduto anche, insomma, gli amici, tutti i momenti di riposo, anche se vi devo dire qui nonostante appunto sia una giornata di divertimento è letteralmente bersagliato da giornalisti, fotografi, interviste, anche noi ovviamente che lo abbiamo inseguito, però non ha un secondo libero, quindi anche in una giornata abbastanza di riposo tra virgolette, veramente Tadej è seguitissimo anche dai giornalisti sloveni. Alla fine le abbiamo chiesto l'ultimissima domanda, se il sogno della Parigi-Roubaix, no, di correre con la maglia di campione del mondo, può essere un'idea o soltanto un sogno. Anche qui ha detto non dovete speculare, vabbè, la traduzione letterale, sui miei programmi, perché ancora non li ho fatti, vedremo. Quindi insomma una decisione che prenderà, chissà, magari di fare appunto la Roubaix con la maglia di campione del mondo un po' più avanti, appunto a dicembre. Questo è veramente tutto, ciao ragazzi, al prossimo video.